abbiamo visto che un mercato che oggi ha tutti i dati praticamente in territorio positivo, fatto eccezione appunto per i prezzi che restano ancora in un territorio negativo di un meno 1,15%, se non ricordo male. Quindi diciamo che è un mercato che se fine l'anno scorso lo definivamo non ancora in ripresa ma in ripartenza, quest'anno sicuramente possiamo parlare di leggera ripresa, sebbene l'aumento del numero di compravendite quest'anno sia stato soltanto del 5,1% a confronto dell'anno scorso che era stato circa il 16%. Le luci e ombre che dicevo prima si riferiscono un po' sia ai prezzi, dove praticamente la media è la diminuzione dell'1%, ma nelle grandi città già cominciamo a registrare un aumento dei prezzi, e mi riferisco in particolar modo a Bologna, Milano, Firenze e Napoli e anche Palermo. E poi relativamente a quelli che sono i rendimenti degli immobili dati in locazione. Abbiamo rendimenti nelle grandi città per immobili diciamo di una tipologia entro i 250-300 mila euro che riescono addirittura a ripagare di un 5-6%. Cosa che viceversa, ecco qui le ombre, non registriamo nelle province italiane dove i rendimenti sono ancora molto bassi. È chiaro che il risparmiatore in questo momento è incentivato a investire nell'immobiliare, anche perché l'investimento finanziario ha dei rendimenti praticamente molto vicini allo zero, ed è venuta anche un po' meno la fiducia nei confronti del sistema bancario, dovuto sia ai fallimenti delle banche che all'introduzione del bail-in. Se noi siamo ben fiduciosi che che quanto prima ci sarà un governo che sia un governo forte, il mercato immobiliare ha bisogno di stabilità, anche perché ha bisogno di riforme. In particolar modo noi oramai sono diversi anni che lanciamo il grido d'allarme sulla fiscalità nell'immobiliare, è aumentata del triplo, siamo passati dal 2011 ad oggi da 9 miliardi a 25 miliardi circa di prelievo fiscale sull'immobiliare, quindi chiediamo che ci sia, speriamo che ci sia un ascolto relativamente a quello che è la problematica fiscale e a quelle che sono tutta un'altra serie di nostre richieste. Ne dico una per tutte, quella che è l'introduzione della cedolare secca, non soltanto sulle abitazioni ma su tutte le categorie di immobili. In tema di flat tax, diciamo, questa è l'unica flat tax che realmente ha funzionato, non vediamo per quale motivo non debba essere allargata all'intero mercato immobiliare.